Siamo con Eugenio Pompei di Io Riciclo. Ci puoi illustrare il vostro progetto? Noi stiamo realizzando il calendario della raccolta differenziata per tutta la nazione. Quindi abbiamo realizzato un'applicazione tramite la quale si può usufruire del calendario dei singoli comuni. Tu ti scarichi l'applicazione per smartphone e tramite questa applicazione puoi selezionare il tuo comune e vedere quando poi devi conferire per quel comune questo o quell'altro rifiuto, cioè il tipo l'umido, il secco, piuttosto che la carta, eccetera. Inoltre l'applicazione ti permette anche di avere un allarme che la sera magari ti dice: guarda, domani tira fuori il vetro perché sennò ti rimane in casa. E questo è un obiettivo che ci siamo dati, che è abbastanza ambizioso, perché i comuni d'Italia sono molti, le zone sono tante, il calendario è veramente parcellizzato, ogni comune ha un modo diverso di interpretare i rifiuti e quindi la quantità di informazione che dobbiamo mettere insieme è veramente tanta. Per fare questo abbiamo chiesto ai cittadini di aiutarci e quindi di inserire loro stessi il calendario all'interno di questo sistema. Come possono fare i cittadini per aiutarvi? Per aiutarci i cittadini devono andare nel nostro sito web che si chiama www.iriciclo.it e inserire, scegliere il proprio comune e inserire i dati della raccolta differenziata. Loro ce li hanno perché il comune gli ha dato un calendario che generalmente è attaccato sopra il frigorifero e quindi lo staccano al frigorifero, impiegano 5 minuti soltanto per inserire il calendario all'interno del sistema e quel comune entra a far parte dei comuni ricicloni e tutti i dati del calendario diventano utilizzabili e consultabili tramite l'applicazione sullo smartphone. Un'altra domanda, ma perché ogni comune ha la sua differenziata? Perché i comuni hanno politiche diverse e generalmente utilizzano delle aziende diverse per poi gestire la raccolta dei rifiuti. Non tutti sono attrezzati per gestire il rifiuto allo stesso modo e questo quindi succede che magari qualcuno gestisce il tetrapack come se fosse carta, altri gestiscono il tetrapack come se fossero invece un rifiuto particolare perché riescono a dividerlo, così anche la carta, il vetro, eccetera. E poi gli orari di conferimento dipendono anche dalla toponomastica, dipendono dalla logistica del comune e da tutta una serie di altre scelte che a volte sono politiche e a volte sono logistiche e quindi non ci sono mai due comuni associati. Basti pensare che non esistono neanche una simbologia comune fra i vari conferimenti, per cui anche il colore dei contenitori, il logo del rifiuto sul contenitore cambia da comune a comune. Questo è un problema serio nazionale. Sì, questo è un problema serio nazionale, noi l'abbiamo affrontato, è possibile tramite la nostra applicazione personalizzare anche queste informazioni, così come il dizionario dei rifiuti all'interno di ogni comune, quindi è possibile scrivere per il comune di Roseto degli Abruzzi che cosa va conferito nel vetro e magari per il comune accanto si può dire che insieme al vetro ci va anche il metallo, cosa che spesso succede. E quindi tutte queste informazioni sono talmente tanto specifiche che senza l'aiuto dei cittadini è veramente difficile realizzare un progetto del genere. Da quanto tempo è partito il vostro progetto e che numeri sta riscontrando? Dunque, il progetto è partito circa un anno e mezzo fa. Abbiamo cominciato col comune di Pedaso, il primo comune, che è il comune simbolo. Fra l'altro abbiamo scelto il comune di Pedaso per organizzare la nostra riciclabile. Noi siamo venuti qui in fiera in bicicletta. Partendo dal comune di Pedaso abbiamo percorso 500 km incontrando tanti comuni, tanti amministratori comunali e portando questa idea lungo il nostro percorso. Pedaso è stato il primo comune, ci ha aiutato anche nel capire le problematiche e poi si sono aggiunti altri comuni e altri cittadini. Oggi abbiamo una copertura di circa 1.700.000 cittadini. Quindi vuol dire che ci sono 1.700.000 persone che potrebbero scaricare l'app e leggere il proprio calendario della raccolta differenziata. Il nostro obiettivo è averla tutta l'Italia e quindi invitiamo tutti i cittadini di tutti gli altri comuni a partecipare a questa. Per avere tutta l'Italia prima deve partire la riciclata in tutta Italia. Sì, ma in moltissimo, ormai l'idea della raccolta differenziata porta a porta è un'idea che soprattutto nei comuni medio-piccoli è entrata a far parte della cultura.
chi la interpreta, diciamo, in maniera molto stretta, chi la interpreta in maniera un pochino più lasca, chi è partita solo con alcuni conferimenti e poi piano piano sta abituando l'utenza a fare la riciclata spinta, però sembra che sia effettivamente l'unico sistema per portare le percentuali a livelli diciamo consistenti del 70-70%. Chi fa la riciclata porta a porta raggiunge queste percentuali e quindi sono questi i comuni a cui ci rivolgiamo. I grandi comuni, le grandi città metropolitane hanno le logistiche, delle problematiche sono molto diverse, quindi lì è più difficile, diciamo, trovare delle logiche comuni, ma le piccole comunità in realtà più o meno alla fine si trovano tutte a ragionare sugli stessi criteri.